dare la possibilità di sentire, grazie. Sì, stiamo scendendo. Hai fatto. Da per dare beneficio a tutti gli forza. Altri. Rimanete perché no, anche scusate, ma non andate via, se avete portato i cartelli volete anche una risposta, anzi potete anche intervenire se volete, perché penso che quando uno pone un problema deve sapere di che cosa parla e cosa... L'interrogazione alla quale deve rispondere ci sarà risposta e risponderò stesso adesso all'interrogazione, così tagliamo la testa al toro. Allora, io ringrazio prima di tutto i giovani architetti che non sono impiegati comunali, voglio sottolineare, ma sono dei tirocinanti, hanno scelto di venire a fare pratica quotidiana e vengo quotidianamente al nostro comune per apprendere, ma io penso che invece dobbiamo essere grati a loro perché ci danno la loro giovinezza, le loro idee e che poi il nostro buon Salvatore Napolitano mette in pratica, ma sempre sul loro suggerimento. Io vi ringrazio tantissimo. Ringrazio l'architetto, innanzitutto una relazione secondo me bellissima, io che non sono né architetto né ingegnere, è affascinante vedere luoghi chiusi, luoghi aperti, l'outlet, la ringrazio per questa informazione culturale. Ma io spero che, come diceva Pasquale, quest'opera che adesso è stata presentata ci avrà una realizzazione abbastanza in tempi brevi. Anche perché a me piace tantissimo il titolo, no? Guardiamoci intorno. Allora, noi ci guardiamo intorno a Casoria, una cittadina di 12 km quadrati con 80.000 abitanti. Ci guardiamo intorno e ci guardiamo naso e naso. Io guardo dalla finestra e guardo vedo Rino da casa sua. Quindi dico, ma scusate, sto verde dove l'andiamo a prendere? Come possiamo fare per fare questo verde? Naturalmente la nostra città l'abbiamo ereditata, non è che tutto questo cemento l'abbiamo fatto crescere adesso a vista d'occhio o abbiamo fatto chissà che, come pure dal manifesto che c'era, cemento ed amianto. Allora, io ho qui l'interrogazione del Partito Democratico, in cui voglio sottolineare qualche piccola contraddizione, per non dire bugia o falsità. Allora, trattandosi di un'area industriale dismessa, le cui lavorazioni prevedevano largo uso di amianto, io segnerei qualche memoria storica di Casoria per sapere la Tubibon cosa produceva. Io so, mi sono informato, produceva tubi in cemento. Se qualcuno ha qualche altra notizia è pregato di darmela, perché così la daremo anche alla regione, alla provincia, all'ARPAC e all'ASL e la porteremo al tavolo tecnico che terremo il 4 febbraio, quindi io sono partito dalla fine. Se qualcuno ha qualche altra notizia che la Tubibon produceva amianto, me lo faccio sapere. Allora, l'Eternit ci arriviamo subito. Se vi interessa, altrimenti io posso anche salutarvi, ci diamo la buonanotte, tranquillamente. Allora, a me ricorda tanto quella cosa che è successo circa un anno fa, che io e il buon Pasqualino Tignola facemmo un accordo con la provincia sul protocollo d'intesa provinciale sui rifiuti. Allora, apri di cielo, Carfora vuole aprire le discariche. Manifesti, contro manifesti, poi alla fine si è visto che non era vero, che non è vero, anzi adesso si spingono affinché questo protocollo ad intesa venga attuato il più presto possibile. Vero Gennaro Laudiero? E questo protocollo ad intesa oggi cosa prevede? Prevede che tutti i comuni che partecipano a questo protocollo, a partire da Casalnuovo, Pomigliano, Bolla, Crispano, Frattaminore, Casoria, Acerra, ogni città abbia un suo impianto e noi di Casoria abbiamo chiesto un impianto simile a Lago. Quindi se questo protocollo d'intesa sarà approvato, proseguirà, perché non dipende solo da noi, dipende dalla provincia e dalla regione se ci danno i soldi. Perché noi il progetto Lago, come è scritto in questo manifesto qua, noi lo stiamo prevedendo. Abbiamo trovato l'area e stiamo andando avanti. Ora
ritorno alla Tubibon. La Tubibon è stata sequestrata nel 2004 dalla Procura della Repubblica affinché pulisse l'aria dall'amianto, va bene? Pulisse l'aria dall'amianto. Poi è iniziato tutto nel febbraio del 2004, poi sempre nel 2004 c'è stata l'ordinanza sindacale, c'è stato il sopralluogo dell'ARPAC, il quale delimitava una zona di 43.000 metri quadri, ne indicava solo 10.000, in cui c'erano lastre di amianto che provenivano dai capannoni che coprivano l'aria. Quindi, quello era l'amianto che c'era là, quello l'amianto, ed erano raccolti in un cumulo e c'era un altro fosso dove c'erano pneumatici, ferro e altri rifiuti vari. Se volete io vi dico il numero certo di questi rifiuti, io perciò leggevo prima il cellulare, non per non seguire la relazione, ma perché qua ci sta tutta la cronostoria della Tubibon, che noi abbiamo portato. Ah, poi vi dico, il giorno 17, il giorno 15, noi siamo stati alla regione, io, l'assessore Vignolo e il dirigente Colucci, dalle ore 9.30 alle ore 14.30 circa, perché era stato convocato un tavolo, una conferenza dei servizi. Una conferenza dei servizi a quale sono andati volentieri, perché diceva nell'invito, per opera dirigente di un impiegato della regione che è andato autonomamente a prendersi le carte in provincia all'ARPAC, carte del 2009, in cui la provincia chiedeva questo tavolo tecnico. Allora, questo risveglio improvviso mi ha un po', dico, non insospettito, ma mi hanno detto in regione che è quasi una prassi, che sono pratiche addirittura anche più vecchie. E che cosa è successo? Continuando la cronostoria, nel 2004, non ve la porterò alle lunghe, nel 2004 finalmente alla società Cogedile che presenta l'offerta della rimozione dello smaltimento dei rifiuti esistenti, viene appaltato la gara per rimuovere questi rifiuti, questo amianto e questi rifiuti. Quindi il cantiere viene dissequestrato dalla procura della Repubblica, dal giudice Tafuri, se non vado errato, dissequestra per permettere di pulire il cantiere, di pulire la Tubibon. E questa viene in più riprese perché la ditta appaltatrice non riesce nei tempi dati dalla Tafuri a farlo e lo fa in più riprese. Nel 2005, dicembre 2005, l'ANL approva il piano di lavoro, il 18 gennaio 2006 la società Palladino comunica al settimo settore del comune di Casoria l'inizio dei lavori eseguiti dal Cogedile, e il Palladino potevano benissimo usufruire una loro ditta privata per far eseguire i vari impieghi. Invece cosa hanno fatto? Hanno incaricato la Federico II affinché seguisse tutti i lavori e tutta la bonifica. Che ora c'è un intoppo nell'aprile del 2006, in cui c'è un altro tavolo di lavoro in cui si riunisce ARPAC, ARL, Comune, chi ci mancava? E Provincia. Mancavano i Palladini. In questa riunione, in questa conferenza dei servizi, il protocollo che hanno usato, cioè che avevano presentato, il piano che avevano presentato la Cogedile, non viene approvato. Ricordate questo fatto qua perché è importante. Non viene approvato. Però cosa fanno? L'ANL continua a seguire i lavori,
l'ARPAC fa anche dei sopralluoghi dove vengono effettuati questi lavori. E nel dicembre, 10 dicembre 2007, la società Pallarino comunica all'ARPAC, all'ARPA, al comune, alla provincia, la fine dei lavori. Ora dove c'è l'inghippo? L'inghippo c'è nel 2005, no, aspettate, nel 2005-2006, in cui non viene approvato il piano di bonifica e non viene comunicato ai Pallarini. I Pallarini cosa fanno? Vanno avanti e completano la bonifica. Allora, perciò non c'è ancora il certificato dell'ASL e non c'è il certificato dell'ARPAC, perché l'ARPAC in contraddizione nel 2008 fa un sopralluogo. Fa un sopralluogo e rilascia il certificato del sopralluogo che ha effettuato, ma non rilascia il certificato se la bonifica è stata fatta o non è stata fatta congruamente. Allora, quando siamo arrivati, noi ci siamo trovati, ci siamo trovati con un comunicato dell'ARPAC datato 11 gennaio 2013, che dice: ad oggi non risulta pervenuto a questo dipartimento il piano di caratterizzazione elaborato, né si ha traccia nel nostro archivio delle trasmissioni dello stesso piano, dello stesso ad altri enti. Quindi tutto il punto sta là. Allora, cosa abbiamo chiesto adesso all'ARPAC, alla provincia, alla regione? Visto che noi abbiamo una documentazione, i Pallarini hanno una documentazione della Federico II, in cui si è scavato anche a 10 cm dove c'era l'amianto e si è arrivata anche a un metro in altre zone del perimetrali per vedere, per caratterizzare, per la caratterizzazione. E lì ci sono le documentazioni della... Allora, probabilmente riusciremo ad avere dall'ARPA e dalla provincia che loro acquisiranno tutta questa documentazione e, se non sono convinti, possono richiedere un'altra caratterizzazione. Però la bonifica, anche se, lo ripeto, manca il certificato ARPA, che manca il certificato ASL, e questo dobbiamo, grazie al nostro dirigente che non ha dato l'autorizzazione perché mancavano questi certificati, è venuto fuori tutta questa cronistoria che parte da lontano 2004. Quindi a poco arriviamo a 10 anni e ancora stiamo qui a discutere sulla caratterizzazione della tubipo. Di fatto, vedendo, a meno che la documentazione non è falsa, ma non credo, Federico II, Timbi, Conto Timbi, professoressa Palumbo, non mi ricordo come si chiama. Allora noi il 4 febbraio avremo un nuovo tavolo tecnico per acquisire tutta questa documentazione e per vedere insieme all'ARPA e all'ASL se c'è bisogno di una nuova caratterizzazione. Punto. Quindi la nostra salute, la vostra salute a noi sta a cuore, quindi non solo dell'amianto. E oltre a questo, noi in questi giorni, e ne approfitto che c'è pure dottore Girasole qua, noi come comune e tutti i medici di famiglia dell'ASL avevamo preparato una scheda per i tumori e vogliamo fare un registro dei tumori a Casole che presenteremo, per ovvie ragioni, le presenteremo dopo il 24 e 25 febbraio. Va bene? Quindi il nostro occhio è un occhio attento alla salute. Perché dite che poi non siamo dei bravi medici, a noi dispiace, però noi siamo dei bravi medici sia fisici che psichiatrici e questo ci fa piacere. Buonasera a tutti.